Campania è d'accordo, è facilmente d'accordo direi, non potrebbero essere d'accordo e quindi si impegnerà anche nel prossimo futuro. Grazie. Grazie, grazie anche al professor Maffettone per le parole che ha voluto spendere insomma, riguardo a questo progetto. E io prendo la palla al balzo anche per queste rassicurazioni sul fatto che poi con le istituzioni, alla luce anche di delle cose belle che stanno facendo, si possa proseguire un cammino che per noi oggi inizia nel migliore dei modi, però è ancora lungo per riportare a casa tutta la documentazione sonora, fotografica e audiovisiva che riguarda le tradizioni musicali di questa regione, che poi ha esercitato un ruolo fondamentale un po' per tutta la musica popolare, non solo del Meridione ma dell'intero territorio nazionale. E mi permette anche di sottolineare che con quanto adesso restituiamo una funzione pubblica, noi restituiamo anche il racconto attorno a decenni di straordinaria importanza della storia culturale di questa regione, perché scorrendo, e lo vedrete insomma illustrando la cosa, noi troviamo qui protagonisti di spicco della vita culturale di questa regione negli ultimi anni, impegnati attorno alle tradizioni popolari. Anche persone insospettabili, come un drammaturgo come il compianto Annibale Nuccello, che pure è stato coinvolto nelle attività di ricerca del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma. Però adesso appunto iniziamo più nello specifico l'illustrazione di questo archivio sonoro della Campania e io chiamo il professor Vanessa Gamennone, il professor Paolo Apolito e il professor Raffaele Di Mauro a raggiungerci perché appunto entriamo un po' nel vivo di quanto dobbiamo restituire. E ce l'ho un po' con la dottoressa Scione perché mi ha tolto di bocca le parole che volevo fare mie, ecco, di ringraziamento particolare a Luciano Scala, perché l'archivio sonoro della Campania nasce, parte un po' da lontano, parte da lontano da un progetto che è stato varato d'intesa con dalla nostra associazione, l'Associazione Culturale Altro Sud, d'intesa con la Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per bene attività culturali, e ormai saranno anche 5 anni fa, 6 anni fa, è un progetto che appunto si prefiggeva di restituire su base regionale una documentazione così importante e rappresentativa delle storie culturali delle diverse regioni. E quello che ha detto il professor Maffettone è vero, cioè le istituzioni servono, sono indispensabili in imprese di questo genere, però poi contano anche, come dire, gli uomini chiamati a interpretare il ruolo, le missioni e i doveri di un'istituzione, per cui io sono veramente grato a quanto ha fatto negli anni l'ex direttore degli archivi del Ministero, Luciano Scala, che è qui con noi. Allora, entrando un po' nel merito, noi vedrete insomma l'archivio sonoro è organizzato per fondi, i fondi sembrerebbero anche pochi, però in realtà sono il Fondo Archivi di Etnomusicologia dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per cui sarà fruibile e consultabile tutta la documentazione conservata a Roma presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e si parla di ricerche di straordinario interesse che rimandano a nomi, penso a tutti noti, come Alan Lomax o Diego Carpitella. Alan Lomax è già nel 54 compie questa ricognizione in Campania nel corso del suo viaggio in Italia. Ma ancora Carpitella, che avvia un lavoro di equip, consegna agli archivi una monumentale raccolta di oltre 1600 brani, che d'ora in avanti saranno fruibili direttamente dalle postazioni d'ascolto e saranno qui in sala studio. Ma ancora c'è, come particolarmente rilevante, il Fondo Museo del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, fino ad oggi sostanzialmente inedito e mi permetto anche di dire pressoché sconosciuto anche agli addetti ai lavori, in cui si restituisce, appunto si riporta a casa delle registrazioni di straordinaria bellezza e interesse che riguardano ad esempio le ricerche sui carnevali campani coordinate da Annabella Rossi e Roberto De Simone, o ancora le ricerche della stessa Annabella Rossi sul tarantismo in Campania. Ma poi vedrete, insomma, entrando nel merito, c'è proprio tantissimo materiale.